Una spiaggia ricavata sotto le imponenti mura di tramontana con un panorama mozzafiato e un mare cristallino. Ma come potete vedere, il mare, anzi le mareggiate, rischiano di divorare l'arenile. Io sono turista, non capisci che... Lei viene qui però a prendere il sole, la spiaggia è bella? Così così, no. Che cosa manca? È poco curata? Non è pulita per tutta la spiaggia. La spiaggia, diciamo, più vicino al centro storico, e quindi noi ci accontentiamo anche se è così piccola. Perché la nostra spiaggia di quando eravamo piccoli, perciò è una cosa che è veramente bella. Una spiaggia bella, ma il mare rischia di divorarla, cioè di spazzarla via. Sì, in effetti è vero, basterebbe fare un contenimento con delle rocce dove una volta, tanti anni fa, non ci sarebbe più il mare che porta via la spiaggia e non sarebbe più tutte queste alghe che infestano tutta la spiaggia. Lei è un turista e viene qui a prendere il sole? Sono, diciamo che sono un trapanese d'adozione, ormai d'estate vivo a Trapani da tanti anni e sì, io vengo a prendermi il sole perché abito qua sopra, quindi per me è comodissimo. E soprattutto perché qui il panorama è mozzafiato. Bellissimo, infatti abbiamo comprato casa per quello, perché è un panorama che veramente, la mattina quando si prende il caffè e guarda questo panorama, rinasce veramente. I frequentatori di questo arenile come sono? Sono disciplinati? Ma i frequentatori, diciamo, si lamentano perché la spiaggia si può dire anche sporca, però diciamo rispetto allo scorso anno ora abbiamo un sindaco molto capace, sta a fare anche il sindaco, speriamo che migliori. Però qui il mare rischia di divorarlo. Eh sì, non dipende da noi, dipende dal sindaco, dipende da loro. Che dovrebbe fare il sindaco? Realizzare la barriera frangifrutti? Sì, ma secondo me c'è bisogno anche delle pedane, anche lì sotto, non lo so. C'è proprio di migliaia questa spiaggia. Ecco, i frequentatori di questo arenile che cosa lamentano? No, lamentano le pedane che mancano, lamentano una spiaggia è sporca, però perché abbiamo una spiaggia proprio qua in città, quindi è un lusso avere una spiaggia proprio in città. Sull'arenile anche gli ausiliari della Guardia Costiera, con quale compito? Allora, il nostro è un compito di vigilanza sulle spiagge a tutela del territorio e anche del bagnante. Allora, mancano un po' di cestini da spazzatura anche là, non solo tutti riuniti là. Ci fosse una doccia per sciacquarci, sarebbe il top. Poi non lo so se ho troppe pretese, però quest'anno finalmente pulita, mentre l'anno scorso era impraticabile. Io sono una cittadina bergamasca, ma sono italiana e sono ho qui in casa. L'anno scorso non sono potuta venire in questa spiaggia. E si è innamorata di questo posto? Sì, sì. E lo pulisco, io ho sempre un rastrello e un sacchetto, pulisco sempre le cartacce, la plastica, le cose brutte che ci sono in questa spiaggia, che ahimè i cittadini non sono tutti bravi e coscienziosi e amanti della propria città come si dovrebbe essere. Servirebbe un maggior senso civico? Sicuramente, sicuramente, che deve arrivare un po' da chi opera nel sociale, dai genitori, un po' dalla scuola, non solo la scuola ma anche i genitori, perché a volte vedo genitori che lasciano che i figli lasciano le bottiglie di plastica. Questo è un bellissimo posto, noi veniamo ormai da 3 anni, quest'anno è bello, mi rendo conto che il mare arriva in su, quindi mangia, so che anni fa c'era i frangiflutti, quindi forse non so se sarebbe il caso di rimetterli o... Però insomma quest'anno riusciamo a goderci questa spiaggia finalmente rispetto agli altri anni, quindi... In spiaggia non deve mancare mai un buon libro? Assolutamente, su Lampedusa, quindi il bel mare, un bella spiaggia e un buon libro vale sempre. Do you like this beach? Yes, yes, I like. It's wonderful? Yes, yes. Questa scalinata bisogna percorrerla in apnea perché la puzza è davvero insopportabile e, come potete vedere, per terra bottigliette di plastica e cartacce. Un maggiore senso civico sarebbe davvero auspicabile. Una distesa di alghe. Un tempo invece anche questo tratto di arenile brulicava di bagnanti, sia trapanesi sia turisti. Neanche a San Vito la spiaggia che c'è, te lo vede qua quante persone c'è? Poi giustamente il mare è la porta dall'alca, il mare è la porta, così. Per proteggere la spiaggia bisognerebbe ripristinare la barriera al frangiflutto. La spiaggia debbano alzare, la scogliera come era prima, perché qua era un porto una volta, prima di levare la scogliera, ora è diventato niente, ora la spiaggia. E io, passando del tempo, qualche volta,
si portano i mura, i muri di tramontana se ne vanno. Ma che mare come già sbattere queste le mangiano, perché i muri sono fatti tutti di sabbia, non è che cemento e cose, sabbia, tutta la terra, diciamo.